Allora ragazzi, intanto siamo davanti a un ricetto di Candelo. Ricetto vuol dire dal latino recepto, rifugio, ricovero. Non è un castello, questo è importante, anche se coloro che lo hanno costruito lo chiamavano il castello, per loro era il loro castello. Il castello comunque è una fortezza creata per un signore che deve salvaguardare la propria persona e i propri beni. Invece questo è un castello del popolo, se vogliamo. Questo ricetto fu costruito, non si sa la data precisa, perché non ci sono documenti. Noi sappiamo che nel 1374, quando Candelo fa la dedizione in Savoia, esiste già. E Candelo invece esiste già in un trattato di Oddone III dell'899. Quindi siamo nel 1300, questo, Medioevo. I candelesi, una comunità molto attiva, molto forte, molto unita, avevano le loro case, i loro campi, i loro vigneti, tantissimi vigneti. Qui si produceva tantissimo buon vino. E questi candelesi erano gelosi del loro vino, perché erano continuamente derubati sia del loro vino e dei prodotti della terra, che era il loro bene più prezioso. Non c'era denaro, il loro bene più prezioso era il cibo, cibo e vino. Quindi decisero, ma non solo a Candelo, in tutto il Piemonte ci fu la costruzione e la nascita di queste ricette per proteggere i loro beni. Un silos fortificato, una specie di cassaforte per contenere i loro prodotti. Perciò i contadini decisero insieme con le loro forze di costruirsi un borgo, ma non per abitarci. Ed è questa la fortuna del ricetto, ed ecco perché c'è ancora. Non è mai stato abitato in pianta stabile e non lo è tuttora. C'è questo cotone a fibra lungo avvolto sulla ruota, che anche quello lì, se ne metti troppo poco, il suono non è pulito. Allora, il funzionamento consiste in ciò: la manovella faceva la ruota come se fosse arcato un violino, ma è continuo. Essendo continuo, metto in funzione più di una corda, quindi c'è la corda di canto, che con i tasti si fa la melodia, delle corde di bordone che fanno da accompagnamento, un po' come con la nota di base della cornamusa. E uno di questi appoggia sul ponticello mobile, che dando dei colpi di polso particolari alla manovella batte sulla cassa e fa una ritmica. Quindi c'è una melodia, un accompagnamento, una ritmica nello stesso strumento.